C'è un amico fidato dove vivi e lavori. Un amico che si prende cura di te e della tua attività. Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella. Da oltre 50 anni è l'amico vicino a te. Ho sempre amato i suoni della mia città. Ascoltare le persone. Sentirmi parte di una comunità. Ma a poco mi sfuggivano parole e suoni. Mi sentivo escluso. Perché rinunciare a tutto questo? Così mi sono affidato a Maico. E ho ritrovato l'emozione di sentire bene. Da sempre alla Maico ci impegniamo per migliorare la qualità della vita di chi non sente bene. Maico, scegli di sentire. Da più di 50 anni e dalla passione di 300 viticoltori, Cantina Miglianico produce vino di qualità per soddisfare tutti i giorni i gusti degli abruzzesi. E non solo. Cantina Miglianico è il punto di riferimento per chi si impegna a valorizzare i vitigni autoctoni del nostro Abruzzo. Scegli Abruzzo. Scegli Cantina Miglianico. Via San Giacomo 40 Miglianico. Vesti al meglio il tuo team. Trea Sport, a Francavilla al Mare, in via Nazionale Adriatica 237. Fornisce tutto per la tua squadra. Trea Sport è rivenditore ufficiale Errea, Macron e Ioma. Trea Sport, per una stagione da campioni. Sabato 20 luglio, grande festa a Santa Caterina, in contrada Cordano a Loreto a Prutino, per l'ormai imperdibile tappa del primo Grano Tour, con il quale l'azienda Rustichella d'Abruzzo festeggia il primo raccolto di grano dell'anno e dove da oltre 10 anni i titolari dell'azienda Gianluigi e Maria Stefania Peduzzi accolgono importatori, chef, giornalisti italiani ed esteri che in questa settimana hanno avuto la possibilità di soggiornare in Abruzzo alla scoperta delle sue bellezze culinarie, architettoniche e paesaggistiche, grazie anche a workshop a cui gli stessi hanno partecipato. Durante la conviviale, gli ospiti della famiglia Peduzzi hanno assistito alla pratica della trebbiatura, momento che ogni anno lascia stupiti tanti ospiti grazie soprattutto allo scenario mozzafiato che si vede una volta raggiunti sul posto. Gran Sasso, Maiella e Mare Adriatico, prima di degustare la tipica cena della trescatura, che ha visto protagonista naturalmente la pasta Rustichella d'Abruzzo in collaborazione con il ristorante di Loreto a Prutino, La Bilancia. Fine serata in allegria per gli ospiti e i tanti collaboratori della famiglia Rustichella d'Abruzzo, con il taglio della torta, musica, balli e l'immancabile appuntamento con il ballo della pupa.
Gianluigi Peduzzi da oltre 10 anni torna a Primo Grano Tour. Tutti gli ospiti, tanti amici che incontrate durante l'anno, li portate per una settimana qui in Abruzzo a scoprire le meraviglie della nostra regione. Ma sì, ogni anno noi cerchiamo di portare in Abruzzo quelli che sono i nostri clienti un po' tutto il mondo, esportiamo in 70 paesi e quindi a turno ogni anno cerchiamo di portare dei paesi. Quest'anno è l'anno del Giappone e quindi abbiamo circa 6-7 clienti dal Giappone che ci vengono a trovare. Ecco, partendo dal Giappone, quali sono i numeri di Rustichella d'Abruzzo per quanto riguarda l'export della pasta ovviamente? Oggi l'export rappresenta per noi l'85% del fatturato, di cui il 50% viene realizzato nel Nord America tra Stati Uniti e Canada, che per noi, soprattutto gli Stati Uniti, sono un mercato di riferimento. E poi il sud-est asiatico, che comunque è una parte importante per Rustichella, che sta crescendo negli ultimi anni. L'Abruzzo è una regione, diciamo, verde, dove un po' troviamo quelli che sono i prodotti tipici del Made in Italy. Troviamo l'olio, troviamo il vino, troviamo la pasta, troviamo il pomodoro. Quindi diciamo che in questa regione racchiudiamo il 90% dell'agroalimentare italiano e quindi trovando in una sola regione tutti questi prodotti sono affascinati da quello che noi possiamo esportare. Siamo un po' poco pubblicizzati all'estero, però noi cerchiamo comunque di trasferire il territorio non solo nella nostra zona ma anche negli altri paesi. Infatti il gruppo non si ferma solo a Pianella, ma cerchiamo di portarla a Penne, nel Rigopiano, nella montagna, quindi fargli vivere un po' a 360 gradi il nostro Abruzzo. Ecco, in questo vi aiuta anche le numerose fiere che poi voi fate durante tutto l'anno. La fiera per noi è un momento per conoscere e contattare quelli che sono, sia i nuovi che i vecchi clienti, quindi abbiamo 5-6 fiere che facciamo durante l'anno all'estero, che in quell'occasione cerchiamo anche di invitare i clienti e quelli che sono i personaggi importanti che poi saranno i nostri ambasciatori nel mondo per i nostri prodotti. All'Arum chiudiamo un percorso che dura 5 giorni di Primo Grano, faremo uno show cooking con degli chef internazionali insieme a William Zonfa, che è uno chef stellato abruzzese, e cerchiamo di presentare delle innovazioni, delle paste innovative che cercheremo di mettere sul mercato a partire dal prossimo anno. Ma innovazione e tradizione, ma anche gli uomini che compongono Rustichella sono importanti, perché senza di loro non avremmo fatto nulla. Quindi il fattore umano in azienda è molto importante, cerchiamo di formarli, cerchiamo di trasmettergli a loro quell'entusiasmo necessario che poi serve per esportare non solo il prodotto ma il territorio. Ecco, in conclusione, abbinato anche a quello che è il futuro, perché sappiamo che l'azienda sta crescendo soprattutto a Pianella. Ma a Pianella cerchiamo di inaugurare a ottobre un nuovo stabilimento, un stabilimento 4.0 che sarà soprattutto rivolto alla produzione di pasta all'uovo biologica, cercando di utilizzare le materie prime locali ed avendo un software importante di 4.0 che comunque controlla la filiera dall'ingresso delle materie prime fino all'uscita del prodotto. Quindi possiamo garantire ancora una volta i nostri consumatori che tutti i prodotti che escono da Rustichella non sono solo fatti con ingredienti importanti e genuini, ma soprattutto hanno un controllo a qualità veramente veramente importante. Con Gioacchino Bonsignore, volto noto dell'enogastronomia italiana, da un po' di tempo con Rustichella d'Abruzzo stai aprendo veramente un'ottima collaborazione. Beh, diciamo che è una grande scoperta, per me non conoscevo questa fantastica famiglia che fa dell'eccellenza un principio assoluto. E certamente riuscire in qualche modo a comunicare con loro anche le loro straordinarie intuizioni nella trasformazione di questo meraviglioso grano italiano in tante prelibatezze legate alla pasta è veramente un grandissimo piacere per me. Beh, l'Abruzzo è vicino a Roma, io lo frequento, mi piace molto, è una regione secondo me bellissima,
devo dire curiosamente, nonostante la vicinanza con la capitale, sottovalutata. I romani sembrano non essere attratti dall'Abruzzo, non si capisce, forse ci saranno delle ragioni storiche. Io mi sono sempre chiesto perché la capitale è sempre orientata verso la Toscana, magari verso le Marche, e snobba un po' l'Abruzzo. Dopodiché basta pensare che partendo dal centro di Roma in 40-50 minuti di macchina si arriva in posti fantastici, incredibili. Quindi, e poi ecco, è bellissimo, si mangia benissimo, persone straordinarie, insomma, non manca veramente niente. E forse è meglio che rimanga così. Ecco, che cosa le ha colpito di questi giorni insieme alla famiglia Peduzzi? Beh, innanzitutto la grande accoglienza, la capacità di fare stare persone che arrivano da tutto il mondo, perché dobbiamo sempre tenere presente che questa famiglia che nasce appunto in una zona poco conosciuta d'Italia è riuscita a imporsi in tutto il mondo. Certamente questo è un grande merito di questa famiglia e credo che una delle principali motivazioni stia nel fatto di questa loro grande capacità di comunicare, di accogliere, di farsi apprezzare con un sorriso da tante persone che lavorano in questo mondo, in tutto il pianeta. To make me dream of you. What a wicked thing to say, that you never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. No, I don't wanna fall in love. Barbara Pollastrini è una chef italiana, ma lavora a Los Angeles. Ecco, la pasta rustichella com'è vista nel mondo allora? Allora, a Los Angeles la pasta rustichella la usano praticamente quasi tutti. Nel mio locale utilizzo solo ed esclusivamente pasta rustichella, e se non utilizzo la pasta secca utilizzo la farina rustichella per fare la pasta fresca. È il top selling dish che c'è, per cui sì, assolutamente sì. Diciamo che la mia carriera è stata molto lunga. Adesso con questo ristorante sono l'executive chef, per cui sono molto felice, per cui poi ecco, la mia carriera, il mio cibo è prettamente veramente italiano, non scende a compromessi, per cui questo per me è molto importante. Ecco, allora che cosa chiedono e che cosa degustano poi gli americani che vengono a trovarlo nel suo locale? Nel mio locale, come dicevo, io sono di Roma, per cui c'è un menù prettamente romano, quindi amatriciana, carbonara, eccetera, per cui mi chiedono molta carbonara, molta amatriciana, insomma, tutte queste cose molto autentiche, ecco, questa è la cosa importante per me. Poi adesso abbiamo trovato, sono appena usciti con questo nuovo prodotto, non so neanche se lo posso dire, ma
che ha cambiato completamente uno dei miei piatti, la pasta con la spirulina blu, e praticamente stiamo impazzendo in America, almeno io nel mio locale è fantastica, non vedo l'ora di averla tutti i giorni. Per cui... Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And his eyes just change on her. Anytime she goes away. Siamo con Stefano, ritorna questa manifestazione della vostra famiglia. Come mai un ragazzo giovane allora ha deciso di portare avanti gli ideali della famiglia? Allora sì, diciamo che oramai noi siamo giunti alla quinta generazione di diciamo in famiglia che portiamo avanti non solo un pastificio ma anche un'idea di quella che può essere l'imprenditoria moderna, che è un connubio perfetto tra l'innovazione e la tradizione. E questo diciamo che è sia un onore che un onere da portare avanti, perché ci porta a fare delle scelte che possono essere di miglioramento continuo e di innovazione, ma rimanendo sempre legati alla terra e alle nostre tradizioni. La scelta non è stata facile, perché come molti imprenditori giovani sanno, lavorare con i propri genitori è sempre difficoltoso, si ha un gradino in più da sormontare, che è quello del confronto quotidiano e di idee che possono essere certe volte diverse, soprattutto date dalla diversità di generazione. E quindi proviamo, diciamo, tutti i giorni a portare, io insieme a mia sorella, a mio cugino, un'innovazione data dall'età, che può essere attraverso i social, l'e-commerce, e che sono le nuove frontiere del commercio e della vendita, e che possono portare indietro qualcosa sia non tanto a noi ma anche al territorio stesso. No one when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Il vento soffia là, sua immagine nel vetro dietro al bar. Bufere d'amore, ogni cosa passa e lascia scivola, vai via, non te ne andare, scivola, vai via, via da me. Quest'anno abbiamo degli ospiti che vengono dal Giappone, dal Brasile, Stati Uniti sempre, Corea, abbiamo uno chef coreano, e poi Canada, penso di averlo già detto, e abbiamo uno chef francese, e poi dall'Inghilterra,
quindi quest'anno abbiamo toccato un po' tutti i continenti. La pasta alla chitarra è raccontare l'Abruzzo, perché al di là di tutto resta comunque il piatto tipico di questa regione. Qui avete raccolto tante persone, come abbiamo detto prima, qui c'è l'abruzzesità che la pasta e che l'azienda Rusticella d'Abruzzo vuole portare più alto possibile in tutto il mondo. Noi vogliamo raccontare la nostra regione perché merita di essere raccontata ogni volta, e lo facciamo attraverso quelli che sono i gesti della tradizione. Questa sera ci sarà una cena come quelle cene che si facevano a fine della trebbiatura, e quindi vogliamo far conoscere un po' quelli che sono gli animi e gli spiriti presenti in questa regione, che forse per tanto tempo è stata un po' nascosta rispetto ad altre che hanno avuto una capacità maggiore di proporsi come territorio dove veramente si vive ancora con i tempi giusti e con i tempi dell'uomo. Noi come Rusticella d'Abruzzo guardiamo sia la tradizione ma anche l'innovazione. Per la tradizione quest'anno raccogliamo per la seconda volta la mischia, è una definizione già presente nel vocabolario del 1800 del regno borbonico, dove appunto si notava che i contadini erano abituati a seminare nel periodo della semina più varietà di grano proprio per selezionare i migliori. Noi stiamo cercando di fare questo, è il secondo anno che lo facciamo, chiaramente sono dei grani antichi, parliamo di Saragolla, come parliamo di... Ecco, volevo aprire anche una parentesi sulla Saragolla. Per Saragolla si intende grano duro, e poi da queste ci sono varie tipologie che stiamo riscoprendo, tipiche e che venivano proprio seminate in Abruzzo. Tra queste mi piace citare il marzuolo, che è una varietà di grano duro che veniva addirittura seminato verso ad aprile per poi essere raccolto a settembre. Quindi un grano tardivo che poi ritroviamo nella timilia, che è tipico della Sicilia. Quindi su questo ci stiamo anche lavorando per portare sulla tavola un piatto di pasta con un grano sicuramente non stressato dalle necessità di quantità, e comunque affidiamo sempre alla natura quello che è il raccolto. Io devo parlare di entusiasmo, parlo di entusiasmo della famiglia, ma parlo anche dell'entusiasmo delle persone che collaborano con noi, che oggi hanno permesso che tutto questo avesse inizio, perché noi abbiamo persone che lavorano con noi e che condividono con noi quella che è la nostra passione. Quindi devo dire grazie anche a chi collabora con Rusticella d'Abruzzo. Noi ce la mettiamo tutta, però chiaramente se non abbiamo un bel gruppo che condivide la nostra passione, sicuramente non facciamo molta strada. Ecco Stefania, per chiudere, Rusticella che pensa sempre al classico, all'origine, però ha un pensiero per tutti, ha un pensiero per le donne e un pensiero per i più piccoli, a cui avete dedicato anche una vostra pasta. Allora, noi abbiamo un pensiero per tutti perché essendo una famiglia a guidare l'azienda guardiamo quelle che sono le necessità della famiglia, quindi dei bambini, degli anziani, dei giovani. Proprio su questo io vorrei fare un piccolo focus. Noi abbiamo lanciato questa nuova linea di pasta tra virgolette superfood con degli ingredienti particolari dedicata ai giovani, per riportarli un pochino a considerare la pasta come un alimento secondo me principe della dieta mediterranea, perché sicuramente torneremo alla dieta mediterranea, però i giovani di oggi guardano soprattutto a nuovi ingredienti, a nuovi prodotti che comunque portano benessere, e noi abbiamo pensato di prendere questi prodotti quali il matcha, quali il ginseng, la spirulina, e creare una linea chiamata Camiltion dedicata ai giovani e ai colori e all'innovazione. Come cielo, un trapunto di stelle, we'll be right back.
C'è un amico fidato dove vivi e lavori. Un amico che si prende cura di te e della tua attività. Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella. Da oltre 50 anni è l'amico vicino a te. Da più di 50 anni e dalla passione di 300 viticoltori, Cantina Miglianico produce vino di qualità per soddisfare tutti i giorni i gusti degli abruzzesi. E non solo. Cantina Miglianico è il punto di riferimento per chi si impegna a valorizzare i vitigni autoctoni del nostro Abruzzo. Scegli Abruzzo. Scegli Cantina Miglianico. Via San Giacomo 40 Miglianico. Ho sempre amato i suoni della mia città. Ascoltare le persone. Sentirmi parte di una comunità. Ma a poco mi sfuggivano parole e suoni. Mi sentivo escluso. Perché rinunciare a tutto questo? Così mi sono affidato a Maico. E ho ritrovato l'emozione di sentire bene. Da sempre alla Maico ci impegniamo per migliorare la qualità della vita di chi non sente bene. Maico, scegli di sentire.